Se cercate un action cam che registri in 8K e che sia anche dotata di intelligenza artificiale, allora questa Insta 360 Ace Pro è la telecamera che stavate aspettando. E se tutto questo non vi dovesse bastare, vi informo anche che è impermeabile fino a 10 metri di profondità e ha lo sportellino regolabile nella parte frontale, così potete registrare guardando direttamente cosa state riprendendo. Prima di partire con la recensione, vi ricordo che se per caso siete interessati a questa bellissima Ace Pro, troverete tutta la scheda tecnica e il link per poterla acquistare nella descrizione e nel primo commento di questo video. Mettetevi comodi, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e partiamo con l'unboxing. Apriamo il box, si apre lateralmente, estraiamo la nostra Ace Pro che dopo andremo a analizzare. Prima però finiamo l'unboxing andando a vedere cosa c'è all'interno di questo vano. Mamma mia, c'è tanta roba, andiamo a estrarre tutto. Una comodissima ventosa dotata del classico gancio universale dell'Action Cam, il cavo di alimentazione griffato Insta 360 doppio tipo C, una base magnetica dotata di 4 ganci e premendo questi due tasti laterali la potete agganciare direttamente all'Insta 360 Ace Pro. E tra l'altro, come potete vedere dalle immagini, è veramente impossibile da staccare, per cui sarete sicuri che se le installerete anche su una moto, una macchina, non avrete nessun rischio che vi si stacchi durante le riprese. Un'altra vite di fissaggio, tre bellissimi adesivi e mille manuali di installazioni, e vi voglio far vedere che è anche presente la lingua italiana. Ricapitolando, questo è tutto quello che troverete all'interno della confezione. Prima di accenderla andiamo a analizzare il case. Devo dire che è veramente molto resistente, non è la solita action cam plasticona. Guardate quanto è gripposa, per cui se anche la utilizzerete tenendola in mano ridurrete al minimo il rischio di cadute accidentali. Scendendo più nel dettaglio, nella parte destra troviamo il tasto d'accensione e sotto troviamo lo slot dove inserire la micro SD. La vado a estrarre in diretta, guardate che figata, perché anche la micro SD è griffata Insta 360 e sotto trovate anche lo slot tipo C per ricaricarla. E nella parte opposta c'è lo slot dove inserire la batteria. Ha una capienza di 1650 mAh per un'autonomia massima di 100 minuti e per ricaricarla con la ricarica rapida a 30 W ti basteranno solamente 46 minuti. Uno dei punti di forza di questa Ace Pro è il mega sensore creato in collaborazione con Leica, che è nettamente più grande dei sensori delle altre action cam, perché è 1 su 1,3 pollici, e se pensate, la GoPro Hero 12 ha un sensore di 1 su 1,9 pollici, e questa caratteristica porterà a avere dei video più luminosi, più nitidi e anche con una qualità maggiore dei colori. È dotata di due display, quello principale posteriore che potete anche ribaltare nella parte frontale, così potete guardare direttamente quello che inquadrate, e davanti ha un secondo display di piccole dimensioni. Questo LED potente è veramente molto utile per capire quando registrate, perché se attivate la registrazione con il tasto superiore diventerà completamente rosso, così avrete sempre la certezza di capire quando questa action cam sta effettuando una registrazione. Sicurezza che avrete anche nello schermo posteriore, perché come vedete anche in questo caso viene segnalata la registrazione. Una delle caratteristiche più fighe di questa action cam è che potete anche mettere in pausa la registrazione, è veramente una funzione utilissima, così da non creare mille clip da dover editare una volta finite le riprese. Altra caratteristica più unica che è rara in un action cam è la presenza dello zoom, perché come sapete le classiche action cam non hanno questa funzione, vi basterà cliccare due volte, guardate come zooma perfettamente, e questo è veramente un vantaggio, perché normalmente lo zoom lo potete fare solo in post produzione, ma se viene registrato direttamente con lo zoom di questa Ace Pro la qualità delle immagini zoomate sarà nettamente, e dico nettamente, superiore. Il display è completamente touch, potete fare varie modalità: foto in HDR, foto normali, video, pur video, che sono i video notturna. Se per caso volete fare riprese di notte, questa modalità è veramente fantastica, perché unisce la qualità di questo sensore con l'intelligenza artificiale, aumentando la qualità e correggendo in maniera automatica i piccoli sgranamenti dovuti alla scarsa illuminazione. Il time shift e il time lapse, che permette di registrare in modalità accelerata, come ho fatto in questo caso nella recensione della Moa Sport, dove ho registrato lo speed build del montaggio. La qualità dell'HDR è un altro punto di
di forza di questa Ace Pro. Se fate spesso registrazioni o foto durante il giorno e ogni volta che state vloggando dovete sempre stare contro luce, con il rischio di avere gli occhi chiusi o inquadrature non perfette, grazie all'HDR e l'intelligenza artificiale non avrete più quel fastidioso effetto di chiaroscuro tra l'immagine che state riprendendo e il sole alle vostre spalle. Per quanto riguarda le inquadrature, potete scegliere tra Action, Ultra o The Warp, che è una modalità che è stata introdotta in questa fotocamera, e grazie all'intelligenza artificiale vi riesce a dare delle inquadrature più larghe senza avere il problema della distorsione. E per quanto riguarda la cosa più importante, ossia la risoluzione dei video, potete registrare in Full HD, in 2,7K, in 4K e addirittura in 8K a 24 fps. Mamma mia, una delle prime action cam a raggiungere questo livello. Per il 4K addirittura 120 fps, e udite udite, per il Full HD potete arrivare addirittura a 240 fps. Qui ero nei colli bolognesi in una parte del tragitto del Cammino degli Dei. Nonostante non fosse una bella giornata, guardate la definizione e anche i colori come vengono ben rispettati da questa Ace Pro. Ho incontrato anche un piccolo caseificio dove all'interno della loro tenuta facevano pascolare tantissime capre, e proprio in questo caseificio c'era un bellissimo cagnolino che ci è venuto incontro mentre facevamo il giro. Guardate quanto è bello, voleva un sacco di coccole, e tra l'altro mentre stavamo tornando alla macchina ci ha seguito per tutto il tragitto. Comunque, tornando all'Insta360 Ace Pro, guardate anche qui che definizione, guardate come sono perfetti sia i particolari del cane ma anche della strada, e nonostante stessi camminando abbastanza veloce l'inquadratura è rimasta sempre stabile e perfetta. E dato che era una zona poco trafficata, ho fatto anche un piccolo test drive della macchina che ho preso a noleggio. Nonostante fosse pieno di tornanti e anche di buche, com'è stabile l'inquadratura, avevo installato l'Ace Pro tramite imbragatura direttamente sul mio petto, e guardate come mette a fuoco in contemporanea sia l'interno della macchina che la parte esterna, e anche nello specchietto è sempre perfettamente a fuoco. Qui ero nel centro di Montevenere, sempre in provincia di Bologna, e mentre giravo con la macchina ho incrociato tantissimi pedoni e ciclisti che facevano il Cammino degli Dei. Ma ora, per farvi capire le potenzialità e la perfezione del microfono di questa Insta360 Ace Pro, vi lascio a questo test drive con l'audio originale. Come avete visto, sia la qualità video ma soprattutto anche la qualità audio è veramente di altissimo livello. Il rombo del motore è fedele al 100%, e anche quando la macchina era lontana parecchi metri dalla telecamera il microfono riusciva comunque a registrare tutti i sound sia del motore ma anche dei pneumatici. Per farvi capire anche le qualità dell'Ace Pro durante le riprese notturne, ho fatto un video mentre stavo tornando dalla partita di padel, e nonostante fossero le 11:30 di sera, guardate anche qui che qualità, non ci sono né lag né rallentamenti, e se guardate non c'è neanche un minimo sfarfallio dovuto alla poca luminosità. E anche nel sotterraneo di casa mia, nonostante fosse metà illuminato dai fari e metà al buio, la telecamera ha sempre messo a fuoco in maniera automatica. Ovviamente uno dei punti forti di questo Ace Pro è l'intelligenza artificiale. Guardate che effetti stratosferici potete fare, e li potete creare direttamente dall'app 360 che potete scaricare dal Play Store o dall'Apple Store. Potrete trasformare le vostre riprese in bellissimi video con un'ambientazione in stile cyberpunk. Queste invece sono le riprese del riscaldamento iniziale che faccio sempre prima di una partita di padel. Avevo attaccato l'Ace Pro direttamente sul petto tramite l'imbragatura, e guardate anche qui com'è stabile nonostante stessi correndo e mi stessi muovendo in basso, in alto, a destra e a sinistra. E anche in questo caso sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla messa a fuoco, perché infatti questa telecamera mette a fuoco sia da vicino che da lontano in contemporanea senza avere quel fastidioso effetto sfocato nella parte lontana nonostante la racchetta fosse in primo piano. Queste invece erano immagini dall'alto mentre facevo la recensione della bellissima OneSport OT10. Se per caso vi siete persi la super recensione di questa fat bike, vi ho lasciato il link qua in alto. Questo invece è un bellissimo paragone che ho fatto con l'Insta360 Ace Pro e la Sony Vlog, che è la telecamera che normalmente utilizzo per fare i video su YouTube, e nonostante stessi camminando guardate la differenza di stabilità tra l'Ace Pro e la Sony Vlog. Poi ho cominciato a correre e qua le cose sono peggiorate tantissimo per la Sony, guardate anche qui la differenza. Per l'Ace Pro sembra quasi camminare, invece i video della Sony traballano veramente tantissimo. E infine ho fatto anche il test finale posizionando sia l'Ace Pro che la Sony Vlog direttamente sulla mia macchina, e guardate anche qui che differenza di qualità dell'immagine, guardate come gli alberi sono molto più definiti sull'Ace Pro e un po' più sfocati sulla Sony Z Vlog, e anche qui la stabilità è nettamente, ma dico nettamente, a favore dell'Insta360 Ace Pro. Come
come sempre concludo il video parlando del prezzo, questa bellissima Ace Pro che ha video in 8K e intelligenza artificiale viene venduta su Amazon e sul sito ufficiale tra i 400 e i 450 euro, che per le sue caratteristiche da top di gamma è veramente un ottimo rapporto qualità-prezzo. Prima di salutarvi vi ricordo che se anche voi come me vi siete innamorati di questa Action Cam, vi ho lasciato il link diretto per poterla acquistare nel primo commento e nella descrizione di questo video. Se vi è piaciuta questa recensione e soprattutto volete essere sempre aggiornati sui nuovi prodotti di tecnologia, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, così sarete sempre aggiornati alle mie nuove pubblicazioni. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!